Eccoci qui ad affrontare la sesta tappa del Cammino dei Cavalli. Abbiamo lasciato la spiaggia di Binimela ieri sera, ieri nel tardo pomeriggio, una giornata caldissima, e oggi riprendiamo. L'umidità della notte si sta dissolvendo e il sole appare. Abbiamo una tappa non particolarmente lunga, ma a quanto si dice tra le più impegnative. Dovremo attraversare tutte quelle zone collinose in un su e giù continuo per qualche chilometro. Namaste. Spiaggia di Binimela, tutta per noi stamattina. Siamo arrivati a Calapregonda con circa 20 minuti di camminata sulla spiaggia, e questa cala è rinomata per il suo essere così selvaggio. Stamattina, con il sole che la prende in pieno, con il sole della prima mattina, è di una bellezza stravolgente, davvero. Andremo a fare il bagno. Il bagno è stato bellissimo stamattina, l'acqua è fredda fredda, tonificante. Abbiamo un paradiso per noi qui oggi. In questo tratto di costa la natura è particolarmente selvaggia, rude, e le conformazioni rocciose sono particolari, decisamente particolari. Abbiamo fortuna che un filo d'aria fresca continua a lambire la nostra pelle, e restiamo qui sospesi fra la terra, il cielo e il mare, a camminare. Proseguiamo. Eccoci arrivati all'ultima parte della tappa 6, Es Alcos. Adesso noi proseguiamo ancora un po'
della tappa 7 per raggiungere il luogo poi dove troveremo il transfer per tornare. Ciao! Guarda che spettacolo qui! Bagnetto, arrivo, guarda che acquetta che ha, cavoli. Eccoci arrivati realmente alla fine della tappa 6, che coincide con l'inizio della tappa 7. Qui torneremo poi domani mattina a riprendere il nostro cammino. Questa spiaggia è meravigliosa, accomuna questa arenaria rossa, scura, con una sabbia quasi bianca. Ci aspetta il meritato riposo e un bellissimo bagno, nonostante l'aria sia fresca in questo momento. Namaste.